questa è un'altra delle perle di questo quartiere. Siamo sulla Jumel Terrace, guardate che bella via. E questo che vedete è il Roger Morris Park. Roger Morris Park, dove vedete, questa è una delle case pre-rivoluzionarie di Manhattan, ovvero la Morris Jumel Mansion. Risale al 1765. Ci viveva proprio Roger Morris, che era un colonnello dell'esercito britannico durante la rivoluzione, che però dovette abbandonare la città dopo la vittoria dei patrioti americani di George Washington, e la casa venne acquistata dal mercante di lino Stephen Jumel per la moglie Eliza Jumel, personaggio molto controverso. Su di lei infatti circolano numerose leggende, come per esempio il fatto che abbia finto una crisi sul letto di morte per farsi sposare. Cercò di emergere nell'aristocrazia newyorkese, non riuscendovi si spostò, si trasferì in Francia, dove entrò nelle grazie della famiglia Bonaparte. Dopo la caduta dell'imperatore fece ritorno a New York portando con sé alcune suppellettili, come per esempio anche un letto che si dice sia appartenuto a Napoleone Bonaparte, che si trova al secondo piano. Tornata in patria, il marito morì in un incidente in carrozza, e anche qui circolano numerose voci sul fatto che lei lo avesse lasciato morire senza soccorrerlo. Sposò quindi il 77enne Aaron Burr ed ha vissuto sempre più strana e piena di comportamenti eccentrici fino a 90 anni all'interno di questa casa. Tra l'altro, questa è l'unica casa in cui è stato documentato storicamente che l'esercito di George Washington vi rimase, prendendola come quartier generale durante la guerra rivoluzionaria.